Col passare del tempo si presume che le avvistamenti. Col passare del tempo si presume che parte degli avvistamenti siano semplicemente specie di calamaro esistenti tuttora, chiamate spe. Chiama. Si presume col passare del tempo. Non mi ricordo. Cristo. Ci sono tante storie riguardo questa specie di calamaro. Una in particolare racconta del padre di un figlio che uscì in barca per una tranquilla pescata. Non tornò dopo vari giorni e pensarono si fosse perso. Lo andarono a cercare e lo trovarono un po' qui e un po' lì. Che cazzo sto dicendo? Non lo so. Mi ucciderei in questi momenti. Ci sono tante storie dietro questo famoso calamaro. Una in particolare racconta del padre di un figlio che uscì in barca per una tranquilla pescata. Dopo vari giorni videro che non tornava. Che l'italiano, porco Dio! Ci sono tante storie riguardo questo calamaro. Una in particolare riguarda il pa. Riguarda. Ci sono tante storie riguardo che cazzo è qua dietro? Ah, vaffanculo. Ci sono poche storie riguardo questo calamaro. Però una in particolare riguarda due. Cazzo. L'ho detto come se fosse niente. Comunque, il Kraken continua ad affascinare molte persone, molti appassionati. Di appassionati di cose, di sto cazzo, appassionati di sto cazzo. Questa creatura leggendaria o mitica appare in svariati film, come Scontro tra Titani e in due film dei vaffanculo, ok? Questa telecamera di merda. In fondo non sappiamo nulla sul mare, sappiamo più sull'universo che sul film.